Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Sono entrato mercoledì scorso. E ormai vado. Non, così è. Poi dopo qui dietro c'è un brutto ricordo. 2 anni e mezzo fa è morto mia nipote. Posso mica mangiare un ghiacciolo? Avete un ghiacciolo? Sì, te lo porto. Voglio provare. Va bene. Eh? Va bene.
All'arancio se c'è. Va bene, cara. Troppo, chiedo troppo. Ah, ti porto quell'arancione. Ah. Voleva proprio. Su, bello dritto, entriamo dentro. Fai passi lunghi, bravo. Siamo arrivati. Grande Pippo! Abbiamo fatto la marcia lunga. Tanto bravo. Molto, molto. Ottimo lavoro. Non me lo fai più così. Quante ore, dai. Noi ci siamo conosciuti 15, 17 anni fa, abbiamo aspettato l'anno scorso, ci siamo sposati. Lui adora la Sardegna. Adesso non così così, sarei magari in mezzo a un bosco a raccogliere le quella mani. Sardegna che ha fatto con dentro un nuraghe è un tatuaggio che io ho preso da internet. Io perché ho paura a fare i tatuaggi, perché altrimenti mi avrei fatto un tatuaggio che riguarda la Sardegna, però ho paura degli aghi, è meglio lasciar perdere. No, ma di mia povertà. E cosa vuol dire? Adesso poi mi taglio i capelli a zero e faccio la testa. Comunque, adesso vediamo quest'estate se riusciamo ad andare giù. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vuoi vedere qualcosa? I gelati? No, ma adesso a merenda. Le vado a prendere. Sì, lo vuole? Le vado a prendere. No, ma non voglio i soldi, eh. Eh no, il gelato è gratuito qui. I gelati e i ghiaccioli qui, guarda, non si pagano. No, glielo danno anche a merenda, glielo paga, no? Quindi glielo vado a prendere. Se lei si sente di mangiare un gelato. Paura è la prima cosa che uno prova entrando qua dentro. E invece, piano piano, con l'aiuto di tutti, si scoprono delle belle cose. In ogni momento in cui uno nella vita si possa trovare, coglie delle belle cose, dei bei segni. Abbiamo il pittore Carlo che siamo venuti ad appendere i suoi disegni. Questo dov'è? Quello è un nuovo, che si è fatto, Sardegna? Pensava in Sicilia. Questo dove lo mettiamo? Ma che stupendo! Tu te ne avevo nell'armadio? Ma ne voglio uno anch'io! Altrimenti, Carlo! Domani ti porto il caffè, tu mi fai. Oh, ma ci ho ti corrompo. Sono passati tanti anni. Tanti anni. No, va. Purtroppo diciamo no, perché c'è lui. Perché lui le guarda in mano, poi gli va a dire alla Paola cosa è in mano. È tu che capito? Sera. Capito? Andrea, guarda in mano la signora e poi gli va a riferire le carte. Il 27 giugno? Ho compiuto 80 anni. Sì, è vero. Ci ha fatto una festa là in pizzeria. Ho fatto una festa. Sei bene. Organizzata. Siete ragazzini, ma che 80 anni? Davvero? Senza dire niente, mio figlio. Hanno organizzato una festa con la musica, tutta. Oh, che bello. A un bel momento alle 11 mi è arrivato un mazzo di fiori. 80 rose. 80 rose rosse. Rosse. La commercialista. Un bouquet, 80 rose. Bello. La commercialista che è una vita che hanno quella commercialista lì. È andato subito. No, è vero. Ah, il nome Riccardo l'ha scelto mio marito in realtà, perché io avevo scelto un nome femminile, forse perché ricordo un personaggio storico, il Riccardo Cuor di Leone che poi è stato, al momento poi è stato Cuor di Leone, possiamo dire.
vedendolo solo via Skype non mi rendevo conto bene della situazione, ce l'ho avuta più chiara davanti quando è arrivato all'aeroporto. Il problema è quando la mente si addentra nel pensiero e tu ti rendi conto che lui non torna, e lì c'è la, diciamo che emerge la disperazione, perché cioè, magari vai avanti 2 o 3 giorni senza pensare a questa cosa, cioè tu ce l'hai in mente lo stesso, vedi le fotografie, però ci sono dei momenti in cui, cioè, ti scontri con questa realtà. È come, è difficile da spiegare, ma chi ha perso una persona lo sa, perché si ripresentano queste situazioni. E quando tu ti rendi conto che non torna, sprofondi nella disperazione. Poi la mente umana deve avere delle sue difese e piano piano, cioè, poi riprendi e riparti. Però, cioè, di tanto in tanto ti devi scontrare con questa cosa. Quindi anche a 2 anni di distanza non è cambiato nulla, insomma. Perché purtroppo non si è preparati alla perdita di nessuno, a questa ancora meno. Bisogna capacitarsi di arrivare al tempo. E si fa curare e se va bene tranquillo, che è così, insomma. E gli ho detto anche a mia moglie: non voglio morire a casa, non voglio morire qui. Perché non voglio lasciare anche un brutto ricordo loro. Ma comunque, dai, i miei anni ho fatti, ho girato un po' l'Europa. Sono contento di aver sistemato i figli, quando me ne vado è sistemata anche mia moglie, quindi li lascio tranquilli. Mi dispiace che avrò appunto una brutta storia un po'. Sì, è bello, non è... sono storie un po', ma comunque. Su voi, siete giovani, dovete andare su, mi dovete tirare. È nella vita.